Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, nuovo episodio della nostra partita con la Repubblica Italiana in Victoria 3. Dunque, è un gioco da qualche giorno, è comunque il 1° agosto e chi non è abbonato sta vedendo l'episodio, penso ottobre se non ho sbagliato i conti, quindi chiaramente vi invito a abbonarvi se volete vedere il resto della serie o future serie in anteprima e a tutti gli altri chiaramente sempre il like che è gratis, ragazzi, è davvero importante lasciatelo, l'iscrizione se ancora non l'avete fatto e un bel commentino. Detto questo, direi di fare un po' il punto, perché mancano 30 anni alla fine della partita. Nello scorso episodio ci siamo andati a pappare l'impero ottomano, che ora fa parte del nostro super mega blocco di potere, il blocco latino, e siamo diventato letteralmente un nostro protettorato. Quindi ci siamo pappati l'impero ottomano e a questo punto in realtà cosa ci manca? La Grecia e l'Egitto, e possiamo dire di aver preso quello che ci interessava, ma dovremmo fare una guerra per andare a conquistare. Chiaramente, liberare, scusate, liberare la Corsica, liberare Malta, ma saranno, diciamo, piani futuri. Abbiamo ancora 30 anni da parte, quindi il 30% del gioco, abbiamo appena superato i 2/3 della partita. Il gioco inizia ad andare un pochino lento, però spero, insomma, di non creare episodi troppo lunghi o cose di questo tipo. Vedete che l'Inghilterra sta attaccando la Russia per soggiogare la Persia. Per fortuna noi ci siamo presi quello che potevamo sulla costa persiana, in maniera tale che loro in realtà questa zona qua non possano collegarla col loro mercato. In realtà non è vero, perché poi sarà collegata direttamente alla loro colonia in India, quindi questo non è assolutamente vero, però comunque. Tutto a posto. Allora, cosa è successo oltre che la conquista dell'impero ottomano? Nello scorso episodio finalmente sono arrivati i socialisti, quindi abbiamo il nostro presidente del consiglio, il tal Pasquale, che è un pacifista ed è il presidente a capo della Trade Union e ha creato il Partito Socialista Italiano, quindi il PSI. E con lui stiamo finalmente andando a far passare delle leggi molto interessanti, perché siamo riusciti prima di tutto a far passare le tasse proporzionali. Quindi rispetto al sistema di tasse precedente abbiamo guadagnato almeno 153.000, ma oggi andiamo a fare un'operazione, diciamo, economica un po' strana, a dire la verità, perché questa partita, per chi non l'avesse seguita finora, l'abbiamo praticamente divisa in ventenni, su per giù, senza nessun riferimento particolare. Però appunto il primo ventennio abbiamo formato l'Italia, quindi è stato, diciamo, il ventennio di Ferdinando. Poi c'è stato il ventennio della giovane Repubblica, infatti della giovane Italia, è stato letteralmente il ventennio di Mazzini. Dopodiché c'è stato il ventennio della piccola borghesia. Adesso purtroppo non mi ricordo in questo momento il nome, ma ha regnato, è stato presidente per 30 anni di fila. Cianciulli? Ciancelli? Un nome del genere, non mi ricordo, scusate. È stato un ottimo presidente del consiglio, fin tanto che c'era da, diciamo, dare il potere ai capitalisti. Infatti siamo diventati uno stato super capitalista. Ma arrivati, diciamo, all'esaurimento di tutto quello che potevamo dare ai capitalisti, ci ha un po' tagliato le gambe, finché non è arrivato Malatesta. Abbiamo provato negli ultimi anni a far passare il multiculturalismo, ma non ce l'abbiamo fatta. Ora invece con i socialisti le cose possono cambiare, perché abbiamo già fatto passare le tasse proporzionate, quelle graduali in realtà non ci conviene, quindi per ora non lo facciamo. Vediamo se la situazione cambierà fra una ventina d'anni, credo, non prima. Stiamo cercando di far passare anche gli ospedali pubblici. Passiamo da quelli di carità a quelli pubblici. In questo modo possiamo andare a non potenziare troppo il clero e soprattutto a curare molto di più la nostra gente. Possiamo far passare poi anche il voto per le donne. Oltretutto, in questo momento abbiamo a capo della piccola borghesia Pietro Solari, che è un femminista, e quindi diciamo che tipicamente loro non sarebbero super pro, invece in questo momento sono super pro, quindi facciamo passare questa legge, così li rendiamo anche molto contenti, perché andrebbero almeno a 25 di felicità, che è il KP20, e forse eventualmente se poi anche qua dovesse arrivare un anarchico, perché chiaramente abbiamo cercato con Enrico Malatesta di sistemare la situazione, ma non ce l'abbiamo fatta. Però se dovesse arrivare un altro anarchico anche nella Trade Union, credo che i due partiti potrebbero crearne uno solo e probabilmente nascerebbe anche il Partito Comunista. Quindi avremo l'Italia, diciamo, super capitalista con al governo i comunisti. Il unico scopo, almeno per me, è quello di far passare la legge del multiculturalismo, perché effettivamente è una delle cose che ci mancano. Ora però, dal punto di vista politico, abbiamo fatto questo riassuntino. Oggi
facciamo una cosa un po' particolare, perché nella storia d'Italia, quella vera, abbiamo avuto, dopo la formazione della Repubblica, la destra storica, quindi diciamo la piccola borghesia, tra virgolette, che ha sostanzialmente fatto il corso forzoso, la tassa sul grano e tutto quanto, per cercare di uscire dal debito, e hanno sistemato i conti pubblici, diciamo così. E tipicamente poi la destra è sempre quella che sistema i conti pubblici. E, tranne che da noi, vabbè, però noi siamo uno stato strano. Storicamente è successo quello, ok? E invece la nostra destra ha creato un buco di bilancio incredibile, perché siamo quasi arrivati al 50% di debito. Possiamo avere 157 milioni, siamo a 73, quindi siamo quasi a metà del nostro debito, adesso vorrei ripagarlo appunto, e quindi abbiamo avuto una destra molto espansiva, invece ora avremo una sinistra che cerca di tirare in barca. Quindi quello che faremo in questo episodio a livello economico è quello di andare a tassare come se non ci fosse un domani la nostra gente, che attualmente ha un eccesso di denaro, tranne che i ricchi, che però sono abbastanza ricchi, quindi sono contenti, e andremo a ridurre un po' i nostri standard di vita, comunque non aumentarli, ridurremo sicuramente anche il nostro PIL per qualche tempo, secondo me un annetto e mezzo, non di più, e poi dopodiché torneremo con una potenza pura incredibile, quindi tassa al massimo, stipendi al minimo, e già qua siamo a 187, ma non è finita qua, voglio andare a fermare tutte le costruzioni. Fermiamo tutte le costruzioni, quindi questo numero se ne va via, che è 798.000. Non del tutto, perché comunque i privati costruiranno ancora. Poi qua ho visto che abbiamo 132.000 sussidi. Allora, questa cosa la dobbiamo andare a sistemare. Andiamo qua, guardiamo quello che è sussidiato. Sono queste strutture. Allora, i trade center si lasciano sempre sussidiati, perché sennò succede un casino. Le accademie d'arte, mi spiace, avete un periodo in cui non vi sussidierò. Queste sono evidentemente sussidiate dalla Spagna, non da me, cioè li possiede qualcuno di mio, evidentemente. Il distretto finanziario calabrese possiede una fabbrica di utensili a Luzon, che è evidentemente pagata dal governo spagnolo, ma non ci importa. Qua invece andiamo a togliere i sussidi anche alle ferrovie. Allora, questo dovrebbe praticamente andare a ridurre di brutto, tanto qua siamo a 700.000 e questo qua si è ridotto a 326, si è aggiornato. Quanti sussidi abbiamo? Ok, siamo solo a 9.032, che sono tutti sicuramente derivanti da questa situazione qua. Quindi andiamo a togliere tutto. Poi al massimo le rimettiamo queste rotte commerciali. Vedete che sono tutte esportazioni di vestiti. Adesso andiamo a sistemare. Evidentemente ho cambiato qualcosa nelle fabbriche, e se è qualcosa che non va, ma adesso lo andiamo a sistemare. Teoricamente adesso non abbiamo più sussidi. Cioè, se tolgo la pausa. Ok, i sussidi sono andati via. Abbiamo un bel po' di disoccupati, quindi 39.000 di disoccupati, ma adesso vedrete che vanno a sistemarsi. C'è un embargo persiano, quindi evidentemente dobbiamo andare a togliere pure le rotte ferme. La Persia non ci vuole più bene, che strano. Come mai? Come mai questa cosa? E poi però, avendo tolto i sussidi alle ferrovie, abbiamo un altro tipo di problemi. Cioè, le ferrovie producono due cose, che sono sostanzialmente i trasporti, ok? Producono trasporti e infrastrutture. Solo che le infrastrutture non le vendono, cioè una cosa, è un numero che sta lì, ok? Che viene consumato da quanti edifici esistono, ma non è che viene venduto, è semplicemente un limite, ok? Mentre i trasporti vengono venduti e comprati, come in questo caso. Se non è profittevole vendere i trasporti, quindi per esempio, vediamo, si sarà già aggiornato. Sì, infatti, tutta sta gente ha poco. No, questo qua non è questo. Ah, Lombardia, per fuoco. Lombardia sicuramente sta capitando sta cosa, quindi è l'esempio perfetto. In Lombardia adesso non ci conviene più vendere i trasporti, non ci conviene vendere più i trasporti. Perché questa cosa? Perché ne produciamo troppi, cioè se andiamo a vedere in Lombardia evidentemente abbiamo una produzione di trasporti che, ok, vabbè, il consumo in questo caso è ancora più alto, però non ci conviene più produrli come prima, e quindi stiamo andando a licenziare la gente. Vedete che questo numero scende, e scendendo questo numero andiamo a produrre sempre meno infrastrutture.
vedete che iniziamo a perdere soldi e quindi avremo questo problema qua. Però intanto ci ripaghiamo il debito, quindi questo è un po' lo scopo e sostanzialmente questo. Abbiamo un po' di infamia, cerchiamo di stare sotto il 25, ma io voglio andare a conquistare Sokoto e tutta questa gente. È l'obiettivo che mi voglio porre in questo periodo. Allora, le mie armate che fine hanno fatto? Perché voglio andare a mettere... Questa andiamo a piazzare qui. Perfetto. E questa qua la andiamo a piazzare mentre qui in Congo. Ottimo. Va bene. Allora, possiamo ridurre l'autonomia svizzera? Andiamo a farlo. Dov'è la Svizzera? Mi sembra sia un protettorato. Esatto. Ora diventa un dominio. Abbiamo completato una colonizzazione. Stiamo cercando di far entrare nel blocco di potere l'Ecuador, che potenzialmente può anche accettare, ma ho solo 37% di chance. Ci ha già detto no, quindi aspettiamo. Teniamo questa particolarmente alta, ma vorrei portare dentro anche tutto il resto dell'America Latina, quindi dal Messico in giù tutto quello che non è europeo deve potenzialmente entrare. Qua c'è una guerra tra i vari spiriti della Grecia, va bene. Abbiamo scoperto della gomma. Allora, attualmente il debito era 75.000, siamo già 73, siamo già scesi di 5.000, perché non è solo questo numero che va a cambiare, ma anche il fatto che continuiamo a vendere strutture. C'è una guerra civile che vuole imporci col 78% di forza la milizia nazionale. Noi chiaramente non ci piegheremo questa cosa. Aumentiamo la possibilità che passi. Che passi gli ospedali pubblici e... Vabbè, qua stiamo già potenziando quello. Allora, qua ci sei tu, che devi essere esiliato. 17 mesi e poi ti mandiamo via. Tanto stiamo continuando a finire colonie su colonie e a scoprire chiaramente oro. Ora, sicuramente ci saranno dei posti in cui qualcosa non funziona. Perché appunto ho tolto i sussidi. Potrei andare a ripagarli solo nei posti in cui questa cosa diventa un problema. Secondo me in Lombardia capiterà appena si svuota questo, però guardate che sono già 47.000, prima erano di più, quindi anche le infrastrutture sono scesi 217, e in Lombardia quante ne servono? E siamo già sotto di 600, quindi dovrebbe essere in questa lista. Ah sì, c'è 93, ok, continua a scendere e questa lista continua a aumentare oltretutto. Allora, possiamo aumentare il mandato, facciamo questo, boom, livello 3. Ok, e in realtà quello lì a livello 3 non fa praticamente nulla, cioè ci permette di fare delle rotte con zone dove non abbiamo gli interessi. Cosa vedono qua i miei occhi? Oh, Stati Uniti. Stati Uniti. Ci sono gli Stati Uniti fascisti contro gli Stati Uniti normali? E questi qua si sentono chonky, però in realtà... 69 contro di... non so, secondo me vincono questi. Vediamo da che parte. Per me vincono loro. Vediamo, magari possiamo andare a richiedere qualcosa. Allora, intanto arriva comunque della gente. Vedete che il nostro PIL si è un po' fermato, ma non è... Intanto andiamo a velocità 5, perché questa sta scendendo ancora. Sicuramente, guardate, i lealisti stanno scendendo perché abbiamo smesso di pagare, stiamo facendo pagare tantissime tasse. Dovremmo avere qua un deficit, infatti, per i ricchi che perdono ricchezza, loro comunque se la stanno cavando. Allora, voglio andare a controllare anche questo tipo di tasse, perché dobbiamo proprio andare a fare il pelo nell'uovo. 90.000. Allora, 90.000. 63 vestiti di lusso, ci possiamo aggiungere il vetro. Quindi togli questo. Trasporti, no, sarebbe che rimetto lo stesso, e poi mettiamo il vetro, così aumentiamo ancora di più gli introiti. Allora, sistemiamo un po' qui, Russia e quant'altro, cancelliamo tutto. Qua devo stare in pausa, se no gioco lagga troppo, cioè ci metto più tempo se tolgo la pausa. Allora, vediamo un po' di importare, in questa fase in cui non sto facendo nulla di interessante, perché non stiamo costruendo, importiamo comunque qualcosina per tenere i prezzi più bassi. Ma non è qualcosa che voglio fare. Cioè, non voglio importare prodotti industriali. Voglio... Al massimo sono contento di importare grano e carbone. Ma il resto non me ne frega assolutamente niente di importarlo. Quindi dovremmo evitare come se non ci fosse un domani. Esportiamo la seta.
tabacco, frutta, un po' di caffè. Questi sono prodotti agricoli, in realtà non è il caso di esportare prodotti agricoli, cioè è sbagliato, perché poi incentiviamo i nostri imprenditori, visto che stiamo alzando il prezzo dei prodotti agricoli, a produrre i prodotti agricoli. Ma noi vogliamo che producano solo industrie che hanno stipendi più alti. Allora, abbiamo fatto un po' i vestiti, qua dovremmo avere un botto di tessuto, tantissimo, 18.000 di tessuto in più. Quanto abbiamo? 17.000 adesso. Colorante, anche questo possiamo esportare. Però visto che siamo in una fase un po' particolare, secondo me va bene anche andare a fare questo tipo di esportazioni, che appunto non sono ottimali, ma visto che tanto non sto costruendo, mi servono un pochino di soldi in più. Quindi questo va bene, però vorrei continuare a esportare vestiti io. Ah, oh, bene, esportali tutti. Dobbiamo essere la fabbrica mondiale di vestiti. Tutto il mondo esporta vestiti. Sì, allora guardate che qua abbiamo un bilancio, abbiamo tutti i prezzi più bassi tranne che per il grano, quindi siamo messi molto bene. Possiamo esportare anche un po' di mobili, questi che sono tanti in Francia. Qua andiamo in realtà ad alzare il prezzo dei nostri prodotti, ma è esattamente quello che voglio, cioè rendere le mie fabbriche più profittevoli esportando quello che produco. Allora, questi due pesce, una volta ne importavamo tantissimo, adesso invece lo possiamo addirittura esportare, ma non è che ci sia tutto questo guadagno esportare il pesce. Allora, qua invece abbiamo una bella produzione di legno, olio e clippers. Produco ancora i clippers, ok, ma il resto direi di no. Qua mobili di lusso. Ok, secondo me ora possiamo anche fermarci un secondo a vedere come si ristabilizzano i prezzi. E poi dobbiamo andare a sistemare queste cose che non vanno bene. Allora, in Italian Congo c'è un problema di troppo costo per i trasporti. Quindi per ora, visto che... no, non questo. Andiamo a togliere i trasporti dalle strutture che li stanno utilizzando. Ok, poi capo nord del capo sud. Nord di capo sud. Metti a lavorare anche più gente, così pagano più le tasse. Ok. E poi qua, in realtà, cioè qua dovrei costruire ferrovie, ma appunto è un momento un po' in cui andiamo a ridurre tutte le spese e poi ripartiamo con più calma. Ok, ora io potrei anche andare a pagare queste strutture qua, perché effettivamente qua evidentemente abbiamo un mercato, ma non abbastanza per andare a soddisfare le nostre infrastrutture. Cioè vendiamo trasporti, ma non a sufficienza. Poi dopo andremo a forzare la mano, eh. Vediamo un po' come va nel nostro debito. Siamo già a 58 e siamo a giugno, abbiamo iniziato questa operazione a febbraio. Quindi non mancherà tanto. A chonky 200. Ma come fanno a sentirsi chonky questi? Fammi capire. Si sentono chonky questi non certi. 200 contro 34. Cioè, per carità. Vabbè, per ora non possiamo favorire più nessuno. Allora, dichiaro la nostra neutralità. Qua c'è di mezzo la Russia. Lasciamo perdere. A posto. Allora, i cattolici non sono contenti o questo? Ah, c'è andato pure bene, perfetto. Gli Stati Uniti d'America stanno dando soldi ai nostri... no, vai via, tanto gli Stati Uniti d'America secondo me non esisteranno più. Non esisteranno più.
Vai a sistemare lì. Allora, qua stiamo scendendo rapidamente. Menetar, ok. Importiamone qualcuno. Non li sto consumando io questi. Questi qua li consumano le naval base della Tunisia, del resto del nostro mercato, quindi non noi. Esatto. Vediamo un po' come è messo. 61%. Ma dai, secondo me entri ora. Oh, accettato. Ok, perfetto. Vuol dire che ora possiamo andare a fare questa cosa incredibile. Andiamo a togliere background te. E che altro sto facendo? Un gioco da qualche giorno. Non mi ricordo se sto pagando tipo lobby, puppet, dominio, colonial rights, papà, possono costruire da me, io posso costruire da loro. Abbiamo qui un po' di... Io posseggo... Posseggo questa, possiamo andare a toglierla. Ah no, io ho... Qui e qua. Via tutto, tanto le obbligazioni contro sti tizi non me ne frega niente. Possiamo allearci col Costa Rica, con la Sardegna Piemonte e con lo Juanfre. Ma Sardegna Piemonte cioè, è un po' uno stato piccolo, diciamo così. Meno 42, meno 90. La Prussia perché no? Perché non siamo cordiali. Allora, andiamo a migliorare le relazioni con la Prussia e con l'impero ottomano, che però fa parte dei nostri domini. Poi vorrei andare a migliorare le relazioni. Mi sto facendo sicuramente qualcos'altro con... Sto garantendo l'indipendenza del Messico, ok? Quindi in Ecuador non stavo facendo nient'altro. Io posso andare a fare backroll di Guatemala e Nicaragua. Non mi ricordo chi è indipendente qua. Alleato di New Granada, Mutual, garantì indipendenza da loro, ok. Ah, in realtà basterebbe guardare qua. Sì. Ah, sei già a meno 40, top. Allora, fai così. Poi facciamo ancora degli improve relation, Granada. E in realtà direi basta. Qua improve relation non penso serva. Possiamo garantire l'indipendenza sua. Sua e sua. Così cerchiamo di far entrare tutti quanti questi quattro dentro al gruppo, perché New Granada... Ah, ma aspetta, è appena diventata indipendente. Prima era dentro il blocco questo qua della Grande Alleanza, che ora verrà smaciullato. Grande. Allora, la Trade Union si oppone? Maledetti. Maledetti. No, facciamo questo. Poi, gli industriali, meno 10% Civil War o per 2 anni. Ma no, va bene. Vai a togliere la Civil War, che è tutto di guadagnato. Allora, qui dentro dovremmo avere come cose negative, al di là delle varie decisioni, degli standard di vita e di altre situazioni particolari, dovremmo andare a vedere qua nel nostro journal. 13 mesi Iron Cloud. Devo avere la flotta composta da 20% di Iron Cloud. Guarda, è molto semplice questa cosa. Abbiamo la nostra flotta che non so dove sia. Pensavo fosse a Napoli, invece no. È dispersa per il mondo. No, è qua a Costantinopoli. Ok, allora, vieni qui. Vieni qui a Costantinopoli. Cioè, a Napoli. Al posto di essere la città di Costantino, è la nuova città. Vieni a nuova città. Italy, Italy. Dai. E poi andiamo a fare una cosa molto particolare. Andiamo a togliere 5 navi. Vabbè, in realtà possiamo fare anche così. New fleet. Yeah. Conferma, non c'è il comandante, non importa. Teoricamente adesso andiamo a fare il journal diretto, no? Ah no, devo avere in generale... Quindi questa l'abbiamo fatta, ma non questa. Italian flotilla consist greater 20%, quindi dovrei in realtà reclutarne una. Potremmo anche provarci, eh.
Mettiamola lì e basta. Allora, quella se ce la facciamo, ce la facciamo, ma dipende, diciamo, se riusciamo a uscire dal debito in tempo. Voglio sistemare questa cosa perché non vorrei andasse troppo per il lungo. Quindi vado a ripagare solo questi stati qua: Toscana, Lombardia, Calabria. Allora, c'è modo di vederlo, mi sembra con questa mappa qua. Esatto. Allora, qui solo così andiamo a fare. Questo. Toscana. Vuol dire che in realtà adesso vado a pagare i sussidi per le ferrovie dove sto schiacciando adesso. Però d'altra parte non è che possiamo annientarci completamente l'economia e l'accesso al mercato. E queste dovrebbero tornare in su. Poi mi sembra di aver visto pure qua, c'è zone dove serve. Qua ci sono un sacco di miniere d'oro. Ok, dovremmo perdere dei soldi, cioè in teoria aumentano i sussidi. Pian pianino. Via, debito siamo a 48. Vediamo questo qua, 733. Questo Monday sta durando tantissimo, ok. Sì, vedete che guadagniamo un po' meno, ma... Chi è che sei? Banda orientale. No, statene là. 17. Allora, sapete cosa facciamo? Andiamo a fare una diplomatic play. Facciamo un return state qua, che abbiamo il claim. Non entra nessuno, ottimo. Non entra nessuno. Ok, è questo. Aggiungiamo War Goal, la conquista dell'altro tuo stato, lo mettiamo come prime e basta. Adesso vediamo se entra qualcuno contro, ma non penso. Però questi numeri sono un po' troppo bassi dalla loro parte, eh? Francia e Inghilterra potrebbero iniziare a non essere troppo favorevoli alla nostra causa. Ok, qua dovremmo vincere tranquillamente. Qua sono 2000, allora non vado a prendere loro, mobilizziamo questi e li mettiamo qua. Arriva gente dalla Russia. Nord del Capo, radicali. I Nord del Capo diventano lealisti. È andata male. Ma va bene uguale. 740, oltretutto adesso abbiamo ancora un malus. Bene a quelli che non ce ne frega. Qua andiamo a cancellare questi. Abbiamo ancora per qualche mese il 10% di tasse in meno, che è tantissimo. Cioè, guardate se non tolgo la pausa quanto è più lento fare così. Quindi è meglio se metto la pausa. Poi mi sclicca. Però va molto più veloce. Tanto i giorni comunque vanno, quando c'è aperta la schermata del commercio, vanno pianissimo. Quanti sono? Perché sono quasi finiti. Allora, volevo dirvi, guardate qua, noi abbiamo meno tasse ancora per 9 mesi. Poi burocrazia più bassa per 20 mesi, legittimità più bassa per 24. Abbiamo ancora 8 anni di colonial growth, che migliora, quindi direi che da questo punto di vista va strabene. Costa Rica, no. No, no, no. Allora, Lombardia, Sicilia, l'Indi. L'Indi. No, l'Indi non ho fatto click, quindi facciamo click qui. Siamo passati alla fase di studio per quanto riguarda gli ospedali pubblici col 55%. Cosa fanno gli inglesi, maledetti? Allora, questo scende. Mara si è arreso, ok. Perdiamo prestigio per 5 anni. Il movimento per 5 anni prende più radicalismo.
No, perché siamo già 80. Siamo già 80. Vabbè. Perdiamo un po' di... Questo è lo Santos, che è un vassallo del Messico. 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 Allora, non è entrato nessuno da loro, quindi diciamo che questa ce la facciamo facilmente. Poi magari andiamo ad attaccare Wandai o Darfur, per iniziare a collegare tutti i nostri posti. Allora, questa è una flotta, quindi ha il colore... facciamo blu. Gli Stati Uniti cosa fanno? Tanto dobbiamo menare quello. O se no abbiamo... Per 5 anni meno 25% di prestigio. Ah, per gli Stati Uniti noi perdiamo il 10% di influenza. Ah, considerando che noi di influenza ne produciamo 5.000, vuol dire 500 in meno di influenza per 5 anni. È una grandissima rottura di cosiddetti. Gioco, io vorrei metterti in pausa, solo che sto continuando a scrivere qua. Terza flotta. Devo trovare un nome per la flotta. Allora, questa è la Guardia Mediterranea, sarà così e sempre con questo. Okay, perfetto. La nostra flotta, cos'è che è successo? Ah, vendavamo dei vestiti alla, allo stato che abbiamo attaccato? No, buono. Ok, questo è basso. Bassa organizzazione, standard di vita, accesso al mercato, l'Indy e anche qua, vediamo se l'ho messo, no. Allora ripaghiamo le ferrovie qui. Ora i sussidi sono tornati a 47.000, guardate le ferrovie quanto ci costano, però per tenere le infrastrutture alte. Per tenere infrastrutture alte, allora ci serviranno sicuramente quando torniamo a costruire degli edifici amministrativi. Falli. Qua dovremmo avere due eserciti, non servono. Dobbiamo andare là assolutamente subito. Però vabbè, mobilitiamo questi che sono già qui. Nicaragua. Stiamo migliorando le relazioni con l'Ecuador. Questo possiamo evitare di farlo, perché tanto è già entrato nel gruppo. Esatto. Quindi questo non serve più. Quindi abbiamo Granada, Granada, Nicaragua e Guatemala. Ta ta ta. Impero Ottomano, Messico, Prussia e Russia. Ok. Una possibile alleanza con la Prussia a me non dispiacerebbe per niente. L'alleanza col Costa Rica effettivamente non è che me ne faccia molto. Allora, siamo a 25 milioni di debito, è passato un anno. Quindi avevo detto circa un anno e mezzo, non ho sbagliato di troppi conti. Abbiamo completato un'altra colonia. E direi che questo anno di austerity sta pagando, sta assolutamente pagando. Cosa sta succedendo qua? Che tu fai? Che tu fai? Allora, l'impero ottomano sta dalla parte della Spagna. Questa cosa mi fa molto piacere. L'indipendenza, invece loro vogliono ridurre l'indipendenza e ci si prenderebbero questo. Ah, vediamo un po' chi partecipa. Perché qua vedo un'Austria che sta dalla parte del Portogallo, che mi preoccupa particolarmente. La Russia che potrebbe stare dalla parte del Portogallo. E se entro io sicuramente vanno a... a cambiare un po' la questione. Ok, questa l'abbiamo vinta. Ci siamo pappati sta parte. 18. Vediamo un po' quanto ci costa andare a vassalizzare la gente. No, questo. Protettorato.
Wandai, 1-2, perfetto. Chi entra? Darfur, meglio ancora. Entra, amico mio. Signore, siamo a 35 minuti, direi che ci salutiamo qua. Spero che l'episodio vi sia piaciuto. Diciamo decisamente di gestione, ma serve ogni tanto farlo. Qua mettiamo la nostra neutralità. Amburgo, la nostra neutralità. Questo invece, give in. Ah, è per... No, non lo facciamo. Non mi arrendo contro i nativi. La Tribune sei ancora contro? Ah no, la Tribune non è a favore. È a favore, prestigio. Attraction per 5 anni. Non è male. Poi questo. Civil War meno 10. Ancora? Mi piace. Arriva un Characters in Italia. La Sacra Unione? Fischia. Allora, potremmo... Gruppo di interesse praticamente tutti quelli che sono all'opposizione. E gli aumenta l'interesse gruppo e politica strength per 2 anni. E diventano tutti più 3. Se no si arrabbiano tutti. Contro questa. Ma sì, non preoccupatevi. Però in realtà... non mi dispiace se abbiamo i gruppi di interesse più contenti. Dai, ci vediamo sotto nei commenti, ragazzi. Spero che l'episodio vi sia piaciuto. Gli americani fascisti stanno battendo gli altri, ve l'ho detto che non c'era speranza. Ma noi forse riusciamo ad andare ad aumentare il nostro blocco di potere qua. Abbiamo già 97, 10. Vorrei tutte queste 3 dentro. E il prossimo dopo potrebbe essere Java, che in realtà è gigante. Quindi un po' alla volta. Adesso stiamo andando a prenderci Wadai e vediamo se il Darfur sta dalla sua parte. Dov'è il gioco diplomatico qua? Boh, forse non è ancora partito. Eccolo qua. Se il Darfur sta dalla sua, ci papperemo anche il Darfur, ma magari non entra nessuno da nessuna parte, chi lo sa. Ci vediamo sotto nei commenti, ragazzi. Un anno di austerity, ma poi si riparte a cannone. GG a tutti.